Amici di Abita, buongiorno. Oggi siamo a Voghenza insieme a Gabriele Ardondi, che è un socio fondatore del Museo del Modellismo Storico, storico un vero gioiello, non dico sconosciuto, ma comunque non è, diciamo, uno dei musei quelli storici d'arte classici, è una nicchia, una cosa per degli amanti. È un museo di nicchia. Esatto, vediamo di farlo conoscere un pochino meglio. Gabriele, raccontaci rapidamente un po' la storia di questo museo. La storia del Museo del Modellismo. Il Museo del Modellismo nasce per desiderio di amici modellisti che frequentavano la vecchia polisportiva Ferrariola di San Giorgio, si trovavano a discutere di modellismo e nel lontano 77 decisero di fondare l'Associazione Modellisti Ferraresi, che è quella ufficiale, e di costruirsi un locale che fosse nostro, un po' per tutti i modellisti d'Italia, un po' per tutti gli appassionati, perché potessero vedere quello che si faceva. Certo. E da lì nacque l'idea di prendere in affitto, di trovare un locale che fosse adatto allo scopo. Abbiamo trovato un vecchio granaio in via dei Romei, sì, completamente da ristrutturare. Sistemato, la prima sede. La prima sede, erano 60 metri quadri circa. L'abbiamo preso, in un paio d'anni l'abbiamo completamente messo a nuovo, diciamo, ecco, e lì abbiamo inaugurato il primo museo del modellismo storico il 24 di maggio del 1983. E lì nacque il primo museo del modellismo. Trascorsi alcuni anni che siamo stati lì dentro, in cui abbiamo conosciuto poi le altre associazioni, sono venute a trovarci, in Italia c'è un giro modellistico piuttosto grande, esatto. Abbiamo deciso che era piccolo, che ormai non ci stava più niente, le vetrine cominciavano a starci stretti ovviamente, per cui cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di andare a chiedere un locale un po' più grande e siamo andati su in amministrazione provinciale, che allora era preposta ai locali, certo, più interessanti della città, e abbiamo chiesto se ci davano i castelli estensi. E loro hanno detto no, il castello stesso non ve lo possiamo dare perché è un po' esagerato. Avete provato? Provato. Siamo partiti in grande e ci è andato a casa di Sfera dell'Assassino, che era un locale vuoto, diciamo, c'era solo la custodia, la quale tramite i nostri amici abbiamo trovato da un appartamento per uscire, insomma l'abbiamo aiutata, diciamo, a lasciare questi locali che non avrebbe comunque lasciato senza un adeguato, un adeguato interscambio, esatto. Siamo entrati all'interno di casa di Stella, era da mettere a posto ovviamente, certo, abbiamo messo a posto, strutturato il giardino, fatto vetrine nuove, eccetera, eccetera. Siamo rimasti all'interno di questo museo crescente, perché poi abbiamo avuto delle punte di visitatori, che era il terzo museo più visitato della città, non era poco, ecco. Sì, abbiamo avuto punte in qualche anno di questa situazione, molto piacevole tra l'altro. E sempre con i nostri orari di apertura, che poi vi dirò. E a questo punto si vede che qualcuno ha scoperto che esisteva un locale così bello a Ferrara, non facciamo nomi per non andare su polemiche inutili, e un bel giorno sono arrivati e sono detto: signori, mi dispiace ma voi siete fuori, il vostro contratto è scaduto, non vi vogliamo più, e andatevene, arrivederci, buongiorno. Allora noi abbiamo detto, vabbè, a questo punto, a parte le proteste che sono arrivate a tutti i club, all'amministrazione, per le lette di tutti i colori, eccetera, eccetera, l'unico museo al mondo, tra l'altro continua ad essere l'unico museo al mondo di tutti i settori modellistici, per cui un po' arrabbiati abbiamo cominciato a scatolare tutte le cose. Per cercare una nuova destinazione. E dire: ragazzi, qui basta, si chiude bottega, finito il discorso, dove volete che andiamo? Non è che c'è la possibilità di, insomma, locale da 400 metri quadri, non è che ne trovi un altro subito. Ah, no, certo, immagino. È una delle serie di disperazione, che ormai eravamo verso fine giugno e pochi giorni si dovevano lasciare i locali con i nostri bei cartoni pronti, ci vediamo arrivare al completo l'amministrazione comunale di Voghera, con in testa il sindaco, sono arrivati lì, una bella chiacchiera, ci hanno detto: noi abbiamo una scuola in disuso, diciamo, è una scuola in cui ci sono dentro, c'è un'associazione, come si dice, di musica, sì, locale, eccetera, in qualche modo ci accomodiamo, se vi interessa noi vi diamo i locali. Ci hanno dato i locali, abbiamo fatto tutto questo, li abbiamo ristrutturati completamente in due anni, abbiamo creato, siamo passati da una scuola a un museo, con tutte le strutture che poi vedrete che abbiamo fatto, quindi tutto fatto da noi, e da allora siamo qui, dal 1997 siamo qui,
quest'anno abbiamo festeggiato con una bellissima festa all'interno del Castello del Riguardo, veramente riuscitissima, sono venute associazioni da tutta Europa. Abbiamo festeggiato i 40 anni dell'associazione. 40 anni dell'associazione. 40 anni dalla prima mostra che abbiamo fatto. I 20 anni del museo qua, ovviamente. E praticamente l'anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni, a giugno, quindi appena fatto. Abbiamo festeggiato i 20 anni qua. Quindi, perfetto. E questa è un po' a larghe linee la storia del Museo del Modellismo. Come quantitativo di pezzi? Come quantitativo di pezzi siamo sui 5.000 pezzi. 5.000 pezzi di modellismo che vanno dall'automobilismo, al diorama, all'aeronautica, ai treni. Treno, figurino con due chicche, diciamo, ecco, all'interno del Museo del Modellismo Storico. Abbiamo una collezione importantissima di auto da record. Abbiamo un collezionista di auto da record, abbiamo una collezione di 300 e passa pezzi di auto da record, che siamo pochi, e poi abbiamo una grossa collezione di storie ferrarese, poi sopra andremo a vedere, qui da noi c'è un gruppo di soci, un po' tutti in generale per ogni compito che c'è, che riproducono figurini del periodo Estense, oppure pezzi di mura, torri della città, eccetera, riproducono tutte queste pezzi di storia ferrarese. Questo è un po' a larghe linee. Se qualcuno vuole venire a vedere il museo, in che orari può farlo? Il museo è aperto regolarmente il giovedì dalle 21 alle 23, perché è la serata dei soci, è la serata in cui ci troviamo, che si buttano su due spaghetti, perché non mancano mai. Serata sociale. I soci si tengono stretti col mangiare. E questa è la regola principale. Ci occupiamo anche di enogastronomia, quindi verremo magari una sera a trovarvi. Dovete venire una sera per tastare quella che è la pratica sociale, del museo del modellismo. Esatto. E poi dopo siamo aperti il sabato pomeriggio, sì. Dalle 16 alle 19, tutti i sabati, e la domenica praticamente dovremmo essere aperti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, ma perché la domenica si mangia qui, perché i soci che vogliono venire qui la domenica mangiano, ci facciamo da mangiare, mangiamo qui dentro, per cui il museo è praticamente aperto dalla mattina alla sera. Sì. Chi vuole venire solo di mezzogiorno, bussa, non lo facciamo entrare, non è che gli diciamo di no, assolutamente. Sì, mancherebbe, anzi, se qualcuno si può fermare anche a tavola, non è un problema. Si fa un po' di tutto. Lasceremo tutte le informazioni per contattare il nostro museo nella parte sotto, dove ci sono tutti i dettagli del video, in modo che se qualcuno vuole chiedere informazioni, contattarli per un appuntamento, potrà farlo liberamente. Benissimo, Gabriele, adesso andiamo a vedere questo gioiello. Assolutamente, siamo qui apposta.